Parte benissimo il Monte dei Paschi in avvio di seduta di borsa, il titolo guadagna il 20%, mentre l'attenzione di tutto il mondo economico è sul dialogo governo-Europa, sulla Bad Bank. MPS ha fondamentali forti e grande liquidità, sta cercando di irrobustirsi, ha detto il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan intervenendo a 1 mattina. Alla domanda se c'è il rischio di svendita, Padoan aggiunge l'obiettivo del Monte è rafforzarsi, rafforzare il capitale e resistere meglio alle turbolenze. C'è attenzione anche sul possibile risico con acquirenti alla finestra per la banca senese. Raffica di smentite da parte di Unicredit, di Intesa e dell'UBI. Ma intanto ieri sera nel corso di Toscana in diretta il direttore dell'ASCA Pino Mencaroni ha rivelato un particolare inquietante, comunque anomalo, proprio sull'ultimo minuto di borsa che avrebbe potuto cambiare ancora in peggio le carte in tavola per il Monte dei Paschi. Oggi è successa una cosa stranissima che io poi ho riportato, ho fatto subito un lancio di agenzia, perché alle 17:19 oggi è successa veramente una cosa strana. Nel senso che il titolo alle 17:19, diciamo, ha fatto un ultimo contratto eseguito a 0,51 con un ribasso del 22%. Ok? Alle 17:20 è arrivato un solo ordine, uno solo, questa stavolta veramente grosso, di vendita al meglio, cioè a qualsiasi prezzo, per ben 15 milioni di azioni del Monte dei Paschi, pari allo 0,50. Tanto è vero che nel momento in cui è arrivato questo ordine, chiaramente la gente, vedendo questo grande ordine di vendita, ha abbassato i prezzi d'acquisto, e il Monte dei Paschi, se questo ordine fosse stato eseguito, oggi avrebbe chiuso a 0,40 centesimi con una perdita del 39%. Cioè oggi praticamente il Monte dei Paschi non l'ha fatta l'asta di chiusura in borsa, perché era impossibile farla, perché c'era questa forte pressione, diciamo, ribassista. Ora qui diciamo che questo, diciamo, non c'è un complotto sulle banche italiane, perché evidentemente scendono tutte le banche, come ti ho detto, anche a livello europeo, però insomma alla fine uno che mette un ordine di 15 milioni all'ultimo minuto, qualche pensiero insomma ce lo fa venire.